32 nazioni, 140 ginnaste e 300 componenti delle delegazioni. Sono alcuni dei numeri della World Cup di ginnastica ritmica Pesaro 2022, che si tiene alla Vitrifrigo Arena dal 3 al 5 giugno. Per la 13ª edizione della manifestazione, l'astronave pesarese torna a capienza piena. La tappa italiana di Pesaro è quella che chiude il circuito della World Cup 2022 dopo gli appuntamenti di Atene, Sofia, Tashkent e Baku. Tra le individualiste, grandi protagoniste saranno le marchigiane Sofia Raffaeli del gruppo sportivo Fiamme Oro e Milena Baldassarri del gruppo sportivo Aeronautica Militare, entrambe appartenenti alla società ginnastica Fabriano. Per me è una grandissima emozione perché comunque non torno in questa arena da tanti anni e quindi è una grande emozione poi tornare col pubblico in presenza e sentire il tifo italiano, è veramente tanto bello. È un grande onore partecipare a questa Coppa del Mondo di Pesaro in casa ed è una bellissima emozione poter entrare in pedana. In pedana le nazioni più forti al mondo, dall'Italia alla Bulgaria fino a Cina, Giappone, Azerbaigian e Ucraina. Proprio la tappa italiana sarà l'unica dell'edizione 2022 della World Cup a cui parteciperà la squadra ucraina a causa del conflitto in corso. La delegazione di Kiev, composta da 25 persone tra staff e ginnaste della nazionale senior e juniores, ripartirà dopo due settimane alla volta di Tel Aviv, dove si svolgeranno i campionati europei. L'amicizia e la vicinanza con tutti i paesi che da anni partecipano a questa nostra manifestazione ha fatto sì che noi ci impegnassimo per fare arrivare qui in Italia la delegazione ucraina, che è composta da 25 persone tra atlete e accompagnatori, e li ospitassimo già la settimana prima dell'inizio dell'evento in accordo con il comune di Pesaro, con la fiera di Rimini e diciamo un pochino tutte le istituzioni che in qualche modo così sono mosse in questa fiume di solidarietà che si è espresso nei confronti di un popolo che in questo momento è in guerra.